Anteprima del nostro telegiornale, la cronaca in apertura con un'operazione sull'isola di Ischia eseguita dagli uomini della Polizia di Stato che hanno arrestato una cittadina russa per reati commessi nel suo paese. A Sant'Angelo la sindaca Irene Iacono annuncia che sarà presto completato l'iter per l'inizio dei lavori alla condotta fognaria, un aspetto molto importante per gli abitanti di Sant'Angelo e non solo. Ad Ischia è stata presentata ufficialmente la candidatura alla carica di sindaco di Enzo Ferrandino con tutta la sua squadra ad Ischia Ponte. Poi dal convegno Amici Miei prendiamo l'intervista a Gigi Mennella, il portiere ischitano tra i premiati. Sul tavolo ancora la questione legata al prosieguo della sua carriera, ma di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ritrova la tua immagine. Ora puoi. Bijou Style, il rimedio alla calvizie. Il nostro è un centro specializzato per protesi fisse, parrucche, rinfoltimenti, trattamenti tricologici, prodotti dermatologicamente testati, interventi personalizzati. Le nostre protesi sono realizzate con capelli veri. Potrai tagliarli, lavarli, asciugarli, andare al mare o in piscina senza problemi. Tornerai ad avere la sensazione dei tuoi capelli. Uomo, donna, abbiamo i capelli che ti mancano. Protesi fisse a partire da 450 euro. Massima riservatezza. Bijou Style. A Forio Panza, in via Madonna delle Grazie. Telefona per informazioni al numero 347 1888 571. Bijou Style. Migliora la tua vita. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccata. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, su Tele Ischia, canale 89 del digitale terrestre, alle 22.45, segui Weekend Dance, la TV degli eventi, e la domenica, il meglio di Weekend Dance, alle 22.45, su Tele Ischia, canale 89 del digitale terrestre. Weekend Dance.
cerimonie, matrimoni, eventi. Hotel Re Ferdinando, 4 stelle leisure per illuminare il tuo giorno più importante. Hotel Re Ferdinando. Stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Barano, cittadina russa arrestata per truffa. La donna, 58 anni, era ricercata per un reato commesso nel suo paese d'origine. Sant'Angelo, in autunno, lavori alle fognature. Ad annunciarlo a Tele Ischia è il sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono. Ischia ha presentata la candidatura di Enzo Ferrandino. Il sindaco scende agli elettori, ci candidiamo per completare i nostri progetti. Amici miei, 2022, Mennella, l'anno prossimo ho ancora il piacere di allenarmi. L'ex numero uno dell'Ischia Isola Verde nella scorsa stagione al Barano allontana il suo addio al calcio. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele Ischia. Ieri notte gli agenti del commissariato di Ischia, diretto dal vicequestore Ciro Re, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti presso una struttura ricettiva a Barano, dove hanno rintracciato e arrestato ai fini estradizionali LM, 58enne russa, poiché destinataria di un mandato di arresto emesso dal Prensensky District Court of Moscow lo scorso 19 novembre per il reato di truffa. È denunciato per tentato furto aggravato un 54enne dei Colli Aminei, già noto alle forze dell'ordine, che non si è reso conto di essere osservato quando i carabinieri sono saltati fuori dal nulla e non ha potuto fare altro che arrendersi. Voleva portare via un tavolino di alluminio posto davanti ad uno dei bar del Molo Beverello, ma non ha fatto in tempo a portarlo via, che è stato immediatamente fermato dagli uomini in divisa. I carabinieri della stazione Scali Marittimi avevano ricevuto diverse segnalazioni di furti commessi nelle settimane precedenti nei bar del porto e quindi hanno provveduto ad effettuare controlli più dettagliati lungo le banchine. E venerdì sera le donne e gli uomini della ASL Napoli 1 Centro hanno svolto la propria attività verificando il rispetto delle normative vigenti in diverse attività di ristorazione di via Diocleziano a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. I controlli di prevenzione sono stati possibili grazie al lavoro di 24 unità di personale, di cui un medico veterinario, 5 medici chirurghi e 16 tecnici della prevenzione più 2 autisti dell'autoparco centrale. Sono stati ispezionati 14 esercizi tra bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie. I controlli hanno portato alla sospensione di un deposito e un'attività di ristorazioni, 64 prescrizioni, 2 diffide, 5 verbali per un totale di 8.000 euro. Il Dipartimento di Prevenzione e poi il lavoro del Dipartimento è poi proseguito nella giornata di sabato, sempre in via Diocleziano, con un'intensa attività di vigilanza. E sabato i controlli sono stati portati avanti da un medico veterinario, 3 medici chirurghi e 15 tecnici della prevenzione. Elevate sanzioni per 14.000 euro, sequestrando anche 170 kg di cozze. Turismo in ripresa per l'isola di Ischia nel ponte del 2 giugno. Secondo i dati forniti dall'ufficio circondariale marittimo, relativi ai movimenti di persone arrivate e partite dai porti dell'isola nei giorni compresi tra il 1 e il 5 giugno, sono stati 108.000 passeggeri e 9.800 veicoli. Una lettura positiva si può dare certamente per l'aumento di arrivi, 55.700 in tutto, e partenze 52.300. I veicoli in arrivo sono stati 5.300 e i veicoli in partenza 4.500. Durante il ponte del 2 giugno in tutti i porti è stata eseguita una costante attività di coordinamento e controllo ai fini della sicurezza. Di particolare rilievo anche il numero di passeggeri che sono transitati nei porti isolani a maggio, con numeri superiori al periodo precedente alla pandemia. A Sant'Angelo, dopo le ultime analisi dell'ARPAC, le acque sono nuovamente balneabili e, quanto afferma il sindaco Irene Iacono, presto si partirà con la sostituzione della condotta fognaria. Sentiamo.
Di recente lei aveva stabilito il divieto di balneazione nelle acque di Sant'Angelo, ha predisposto un'analisi delle acque e so che c'è una delibera risolutiva di questa soluzione, perché nel periodo turistico c'è un eccesso di scarichi nel mare. Sì, in effetti l'ARPAC nel suo solito giro di analisi che fa puntualmente, diciamo, in primavera, ha rilevato, diciamo, una difformità nelle acque qui di Sant'Angelo, per cui abbiamo poi dovuto provvedere ad interdire l'area dalla balneazione e con un'apposita ordinanza e mettere subito mano con Levi alla riparazione della condotta che purtroppo in alcuni punti perdeva. È stato un intervento, diciamo, però risolutivo, fortunatamente la condotta è stata riparata in tutti i punti e poi sono state ripetute dall'ARPAC le analisi e le acque sono risultate nuovamente balneabili, per cui, diciamo, ho revocato l'ordinanza di interdizione e adesso è chiaramente possibile fare il bagno in tutta tranquillità nelle acque di Sant'Angelo. Invece, per quanto riguarda il problema un po' più profondo che inerisce proprio alla sostituzione di questa vecchia condotta, che purtroppo è una condotta datata, alla sua bella età e quindi va sostituita perché si logora facilmente, siamo, diciamo, a buon punto con la Regione Campania. Abbiamo proprio da ultimo presentato un'altra, diciamo, pratica di integrazione che mancava, che si chiama la vinca, e quindi stiamo procedendo molto speditamente e anche i dirigenti della Regione Campania hanno effettivamente intuito e capito che c'è una urgenza nel mettere mano a questi lavori, diciamo, di sostituzione della condotta, che molto probabilmente partiranno già dal prossimo autunno. Quindi siamo pronti ed operativi per affrontare anche quest'altra bella sfida. Con l'ordinanza del commissario Legnini abbiamo accelerato l'opera di ricostruzione, parliamo di terremoto a Casa Micciola, applicando anche la normativa legata al terzo condono, ha dichiarato il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. Sentiamo. Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, una giornata importante per Ischia ma anche per tanti cittadini della Campania, tanti altri cittadini della Campania. Sì, direi che il commissario Legnini ha illustrato una ordinanza molto robusta che può dare un contributo importante ad accedere all'opera di ricostruzione. È stato chiarito finalmente l'applicabilità della normativa sul condono, anche il terzo condono sull'isola. Sappiamo che l'esame delle pratiche di condono è strettamente connesso all'opera di ricostruzione. Vi sono molti immobili che hanno bisogno di una legittimazione per accedere al buono contributo e questo è un punto chiarito grazie all'iniziativa del commissario e a una nota del Ministero della Cultura in questo senso. Altra novità, la Regione è pressoché pronta, abbiamo preso l'impegno di presentare il testo prima del quinto anniversario col piano di ricostruzione che definirà le regole dove si può ricostruire, dove non si può ricostruire e soprattutto guiderà anche la sanatoria degli abusi, perché a fronte delle scelte del piano l'opera di sanatoria sarà un'opera non solo a sanare un abuso staticamente per quello che è oggi, ma a consentire una volumetria che potrà essere risagomata, riconfigurata in conformità al piano attraverso il buono contributo. Quindi è una novità importante, quindi è una sanatoria e una ricostruzione che viaggiano insieme in chiave dinamica. Questa interpretazione diversa dell'articolo 25, questa interpretazione diversa del terzo condono può far sperare anche gli altri cittadini che hanno il problema, insomma, della non applicabilità del terzo condono o che comunque l'hanno avuta negli anni passati, o è da riferirsi esclusivamente all'isola e alla ricostruzione? Io non ho letto il parere, ho sentito quello che ha detto il commissario e mi sembra di capire che è stato risposto ad un quesito del commissario.
Sulla portata complessiva del parere non posso esprimermi, avrei bisogno di leggerlo. E parliamo ora di elezioni amministrative. Sabato sera al Piazzale delle Alghe di Ischia Ponte c'è stata la presentazione della candidatura a sindaco di Enzo Ferrandino con le sue 7 liste collegate. Tra i big della politica presenti, i sindaci di Barano, Serrara Fontana e Lacquameno, l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini, l'eurodeputato isolano Giosi Ferrandino. Il servizio. Amministrare un paese e un territorio, una comunità come quella ischitana non è semplice. Devo dire la verità, sono stato molto coadiuvato, molto collaborato da tutta l'amministrazione comunale, dalla parte sana del Consiglio Comunale che in un atteggiamento di forte responsabilità ha abbandonato quelle che erano le vecchie liturgie di contrapposizione preconcetta, finendo invece per abbracciare l'azione di governo, l'azione di riferimento sul territorio per intercettare i problemi, per portarli ad esito. E da questa attività sinergica ne derivano dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 37 milioni di euro di finanziamenti intercettati, varie opere che si aspettavano da anni già realizzate, alcune in corso di realizzazione, sono il biglietto da visita che prospettiamo agli ischitani che sono chiamati a esprimersi in questo momento di verifica. L'elezione è un momento di verifica, di confronto con l'elettorato e noi stiamo cercando di favorirlo invitando gli ischitani a manifestare il loro gradimento o meno rispetto a quello che è stato posto in campo. Abbiamo una continuità amministrativa, secondo me, senza precedenti qui a Ischia. Questo mi rallegra molto perché evidentemente quel seme piantato ben 15 anni fa ormai, quindi è la quarta volta che sono in campagna elettorale per le comunali di Ischia, l'amministrazione uscente si accinge a vincere di nuovo elezioni e quindi ad amministrare per altri 5 anni, significa aver dato una continuità amministrativa di ben 20 anni. E non è poco, perché è fondamentale per un comune avere la continuità amministrativa, in quanto si seguono tutti i processi, i progetti in corso, si capisce quali sono le esigenze delle persone, le esigenze del territorio, si ha il tempo di seguire i contenziosi che spesso affossano le amministrazioni. Ecco, in questo i cittadini sono stati intelligenti e lungimiranti, che dopo tantissimi anni invece di alternanza e di commissariamenti hanno dato al comune di Ischia una continuità amministrativa, tra l'altro composta da persone secondo me molto competenti, insomma il meglio che possa esprimere Ischia in questo momento lo troviamo qui stasera a Ischia Ponte tutto riunito, che da domani ma dal 13 mattina sicuramente avrà già le maniche rimboccate al lavoro, perché come dicevi ci saranno 5 anni di duro lavoro per il rilancio necessario a livello globale dopo la pandemia e speriamo anche dopo la guerra, perché immagino che speriamo tutti che finisca presto. È un momento particolare perché abbiamo avuto un sindaco, Enzo, che è stato straordinario, perché ha saputo creare una sinergia con tutte le istituzioni da città metropolitana, con la regione ha un rapporto che ormai è simbiotico, col presidente De Luca che lo adora e anche con i vari ministeri, e quando un sindaco fa questo, lo fa naturalmente per la sua terra, poi è scontato che una serie di cose si mettano nel verso giusto. E il consigliere comunale di Forio, Gianni Mattera, ha scritto al consigliere regionale Diego Venanzoni per portare alla sua attenzione le difficoltà che riguardano i cacciatori dell'isola d'Ischia. È giusto ricordare, scrive Gianni Mattera, che i cacciatori pagano le stesse tasse di tutti gli altri, pur non potendo beneficiare degli stessi vantaggi dei colleghi in terraferma. Vedi la totale assenza di selvaggina stanziale, il periodo molto limitato e ristretto al solo passaggio della fauna migratoria e appunto alle difficoltà di potersi spostare sul resto del territorio regionale, e quindi chiede l'intervento dell'assessore di competenza. Dall'8 al 12 giugno prenderà vita Procida Racconta, un festival letterario con 6 scrittori di fama nazionale e internazionale che sceglieranno ciascuno un cittadino al quale ispirarsi per scrivere un racconto inedito. Ascoltiamo a proposito Natalia Ambrosino della libreria Nutrimenti. Tra le iniziative inserite all'interno del cartellone di Procida Capitale della Cultura, questo Procida Racconta, e manco a farla apposta, con Natalia Ambrosino siamo in una libreria, Nutrimenti. Allora, di che cosa si tratta questa iniziativa? Chi saranno i protagonisti?
Allora, come ogni anno, finalmente riprendiamo dopo 2 anni, però ci da racconta, dall'8 al 12 giugno, dove ci saranno 6 scrittori italiani che sbarcheranno sull'isola, incontreranno 6 persone procidane e racconteranno la loro vita in poche battute, e il tutto poi finirà all'interno di un libro che la collana Procida racconta. Fra gli autori di quest'anno ne citiamo qualcuno: Concita De Gregorio, Michele Bravi, Paolo Nori, Donatella Di Pietro Antonio, Fabio Genovesi e Gavin Francis. Praticamente abbiamo detto tutti, se non sbaglio. Se non sbaglio, spero di non aver esaltato nessuno. Ci proveremo comunque poi. Sì. Ma torniamo all'essenza e all'importanza di questa iniziativa, che continua sulla scia di rendere partecipi e protagonisti i procidani in tutto e per tutto. Sì, indubbiamente è un'idea molto carina e innovativa questa che fu di Chiara Gamberale, che un po' di anni fa venne a Procida e semplicemente a cena disse: perché non parlare dei procidani e non solo di Procida, visto che già Elsa Morante si era ispirata all'isola ma non a tutti i procidani, e quindi di lì è partita l'idea di Procida racconta. E quindi può capitare in quei giorni di ritrovarsi in un libro, di incontrare lo scrittore e di finire in un libro. Sarà un incontro casuale o ci saranno dei momenti in cui, ecco, dice: oggi ci vediamo a quel punto, oppure c'è bisogno di prenotarsi? Come funziona? No, per quanto riguarda le persone che finiscono, diciamo, nel libro, è un incontro puramente casuale. Può capitare di incontrare gli scrittori così per strada, e se qualcuno viene notato per qualche motivo più che per un altro, poi finisce nel libro, mentre tutti gli altri eventi sono già programmati dall'8 al 12. Non c'è bisogno di prenotarsi perché sono eventi all'aperto, quindi sono aperti al pubblico, a tutti. Quindi ognuno faccia attenzione, perché può divenire inconsapevolmente all'improvviso protagonista di un romanzo, di un libro, senza saperlo, insomma. Esatto, è proprio questo il bello di Procida racconta, che nessuno può aspettarselo e finire all'interno di un libro. E poi, dopo tutto ciò, arriva il libro? Esatto, sì, fine giugno, fine luglio, la casa editrice Nutrimenti pubblica Procida racconta. Quest'anno saremo al 6° volume. E diamo anche un veloce sguardo ai contagi a livello nazionale: 8.512 nuovi positivi, 18.625 i nuovi guariti, 70 purtroppo le vittime, cala simbolicamente il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 42 invece i ricoverati con sintomi in più a livello nazionale. In Campania 731 i nuovi contagi su 5.158 test eseguiti, 4 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri, 14 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 318 quelli ricoverati nei reparti ordinari. E tra i positivi c'è anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è risultato positivo questa mattina ad un test, totalmente asintomatico, sta seguendo e coordinando l'attività amministrativa da casa in questo momento il sindaco di Napoli. E nella sala dei baroni del Maschio Angioino si è svolto il confronto con giovani imprenditori e professionisti su PNRR e principali driver per un modello di sviluppo sostenibile. All'incontro ha partecipato il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha espresso preoccupazione per le conseguenze che la guerra in Ucraina sta avendo sulla fornitura del grano, ed ha avuto parole dure nei confronti della Russia, l'aggressore. Sentiamo Di Maio. Sono molto contento di essere qui a questo evento stamattina. Ovviamente affrontiamo il tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma non possiamo tener conto del fatto che anche nel Piano di Ripresa e Resilienza, nel PNRR, abbiamo problemi che stanno scaturendo dalla guerra in Ucraina. Il costo dei materiali, il costo dell'energia purtroppo incidono anche sulla costruzione delle infrastrutture, sulla realizzazione di parte dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come governo, con 2 decreti negli ultimi 5 mesi abbiamo investito circa 30 miliardi di euro per mitigare gli effetti sulle famiglie e sulle imprese della guerra in Ucraina. Una guerra che, io ricordo, è stata provocata dalla Russia, che è l'aggressore, e sta mietendo vittime tra i civili ucraini, che è l'aggredito. Noi continueremo a lavorare per la pace, continueremo a lavorare per un'escalation diplomatica, ma per volere la pace bisogna essere in 2. L'Ucraina ha fatto importanti aperture negli ultimi mesi, ma la Russia continua a intensificare i bombardamenti sul Donbass. Ci sono degli effetti devastanti, come quello
del grano, come quello dell'emergenza alimentare. Qui rischiamo che scoppino nuove guerre a migliaia di chilometri di distanza dall'Ucraina a causa del fatto che la Russia con le navi militari sta bloccando l'export di grano dai porti ucraini. Noi lavoriamo con un'iniziativa che ovviamente coinvolge tutti i paesi del Mediterraneo, i nostri partner, le agenzie delle Nazioni Unite, e questa settimana terremo un importante evento di dialogo tra tutti i paesi del Mediterraneo per trovare una soluzione che, per esempio, eviti una crisi alimentare che provocherà maggiori flussi migratori verso l'Italia. La guerra in Russia non sta, la guerra in Ucraina non sta solo provocando, a causa della Russia, effetti nell'area dove si sta tenendo la guerra, ma anche a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, che ovviamente interesseranno questi effetti l'Europa e primo tra tutti un paese come l'Italia. Che pensa di questo attacco al sistema mediatico italiano che arriva dalla Russia? È inaccettabile che la Russia ci dia... È inaccettabile che la Russia dia lezioni di libertà all'Italia. È in Russia che quando si protesta contro la guerra si viene arrestati. Qui siamo un paese libero dove i media stanno raccontando la guerra e stanno raccontando che la Russia è l'aggressore, ed è giusto che sia così, perché voi ricorderete che fino al 24 febbraio di quest'anno l'Italia, i paesi europei, tutti i nostri partner abbiamo provato con tutte le nostre forze a trovare una soluzione diplomatica, ma la notte del 24 febbraio Putin ha deciso di aggredire l'Ucraina, e questo è un fatto storico incontrovertibile. E nonostante la mattinata torrida, un centinaio di persone questa mattina si sono radunate davanti alla chiesa per offrire l'applauso al feretro di Liliana De Curtis, giunto da Roma alla chiesa di Santa Maria ai Vergini, dove si sarebbe svolto il funerale della figlia di Totò, spentasi venerdì nella capitale a 89 anni dopo una lunga malattia. Così il Rione Sanità a Napoli ha salutato la figlia amata: un grande orgoglio, mia madre lascia una grande testimonianza, il commento della figlia Elena Anticoli De Curtis, che ne ha accolto il testimone alla guida della fondazione dedicata a Totò e la battaglia per la realizzazione di un museo. Per l'altro figlio Antonello Buffardi De Curtis, la questione del museo Totò è ormai una barzelletta, ma vogliamo credere nei miracoli. Poi ha ricordato il grande legame tra Totò e la sua unica figlia, è stato il grande amore della sua vita, e così anche per Liliana. E parliamo ora di sport. Tra i premiati a Castellammare di Stabia, nell'ambito dell'amicizia dell'iniziativa Amici Miei, lo storico portiere Luigi Mennella, quest'anno tra i pali con la squadra del Barano, retrocessa in promozione. Sono onorato di aver avuto questo riconoscimento, ha detto ai nostri microfoni. Per quanto riguarda il futuro, commenta, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. A me piace rimanere in allenamento. Sentiamo. Gigi Mennella, storico portiere del calcio isolano, è stato premiato anche oggi da Carmine Testa nell'ambito dell'iniziativa Amici Miei. Ma, è stato un piacere venire qui a questa manifestazione, anche se ci sono giocatori in età un po' più avanzata della mia, però quando ci sono questi inviti non puoi fare altro che partecipare. Quindi per me è un onore essere qui oggi, rivedendo anche tante persone che hanno giocato al calcio, hanno fatto la storia del calcio italiano, campano e non solo. Persone insomma che magari l'hanno anche ispirata durante la sua carriera. Ma assolutamente, ci sono tanti ex giocatori che poi hanno fatto la storia del calcio, come ho detto prima, il calcio campano, il calcio italiano, gente di un certo spessore. Noi, io quando ero bambino guardavo loro quando giocavo a calcio, quindi l'ispirazione parte da questo. Lei ha giocato per l'Ischia Calcio, quest'anno invece per il Barano, anche se retrocessa la sua squadra. Quali sono i suoi piani futuri? Ma i piani futuri, per il momento abbiamo finito, anche se è stata un'annata piacevole che c'è stata una retrocessione, ma questo fa parte del calcio, bisogna prendere il buono e il cattivo dal gioco del calcio. Futuro vedremo cosa si svolgerà nei prossimi mesi, diciamo. Ancora voglia del campo? Ma io, a me piace fare allenamento, l'ho detto sempre, finché ho voglia di allenarmi lo farò con voglia e con piacere, poi se dovrò smettere sarò sempre io a deciderlo, e speriamo
quando verrà il momento lo farò. Questi anni ho seguito diverse sue partite in trasferta e ho visto che molte società, molti giocatori, molti allenatori comunque insomma hanno avuto un certo rispetto, un certo riguardo verso di lei e la sua insomma carriera lunga. Questo fa un enorme piacere perché vuol dire che si è seminato bene e abbiamo fatto qualcosa di, diciamo, di importante. Quando ci sono questa stima da parte loro nei miei confronti è un motivo d'orgoglio, perché io ho fatto il calcio sempre con passione, con amore, e poi il ruolo del portiere è particolare, quindi l'ho fatto sempre con amore. Forse questo è un riconoscimento a quello che ho fatto nella mia umile carriera. Un consiglio ai giovanissimi portieri del calcio dilettantistico? Di vivere questo ruolo con passione, con amore, se no il ruolo del portiere è molto difficile. Però se c'è amore e passione io credo che uno può arrivare da dovunque, quindi all'inizio uno bisogna divertirsi, poi dopo quando sarà uno può decidere se farlo come lavoro o meno. È mancato questa mattina a Roma Costantino Bubi Dennerlein, per oltre 20 anni commissario tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto e punto di riferimento dello sport napoletano in piscina. Dennerlein, che avrebbe compiuto 90 anni nel prossimo mese di dicembre, fu il maestro di Novella Calligaris e di generazioni di nuotatori azzurri attraverso 7 Olimpiadi affrontate da responsabile della squadra italiana. È stato il primo campione italiano assoluto di nuoto della Canottieri Napoli, con cui ha conquistato 10 titoli e stabilito 4 record nazionali. Ha partecipato alle Olimpiadi di Helsinki nel 52 e vinto 2 scudetti di pallanuoto nel 57 e nel 58, ma soprattutto è stato tra i più grandi allenatori che abbia annoverato il nuoto azzurro, che portò ad esempio di progresso e modernità. Prometeo e Copernico assieme introdusse in Italia l'interval training applicando il metodo scientifico, i metodi della moderna biomeccanica. In nazionale Bubi rimase 24 anni, guida del nuoto italiano per 7 edizioni olimpiche da Roma 1960. E con una temperatura superiore ai 30 gradi e il soleone che batteva sul lungomare Caracciolo si è svolta la 20ª edizione della Caracciolo Gold Run, gara di corsa domenica 5 giugno con partenza e arrivo in piazza Plebiscito. Ottima prestazione della squadra ischitana dei Forti e Veloci con ben 10 atleti in gara. Aniello Del Deo conquista la 3ª posizione di categoria, il presidente Michelangelo Di Maio, 37esimo assoluto e 4º di categoria. Marco Conte, nonostante la sofferenza nel finale, chiude comunque con un ottimo tempo di 41.05. Vito Amalfitano, Peppe Romeo e Vito Russo ottengono un buon crono nonostante i pochi allenamenti. Nello Del Deo, reduce dalla gara del 2 giugno nel suo Sannio, è riuscito a tenere anche oggi, domenica, un passo di 5 minuti a chilometro. Ottimo risultato per Federico Russo dell'Istituto Mattei di Casamicciola ai campionati studenteschi di atletica leggera. Nelle finali nazionali che si sono svolte a Pescara, l'atleta isolano si è classificato 2º nella sua categoria nei 1000 metri su pista, conquistando il podio e la medaglia d'argento. Complimenti a Federico Russo anche proprio dagli atleti della Forti e Veloci. Parliamo ora di pallanuoto, il campionato di Serie B, girone 3. L'Ischia Marine Club torna alla vittoria per 11-8 contro la Rarinantes Arechi, 3ª in classifica a quota 31. La formazione partenopea ritrova il successo e ottiene un'affermazione che vale doppio perché le consente di acquisire la certezza matematica per il 2º anno consecutivo della qualificazione ai playoff. E chiudiamo con questa notizia che riguarda Asia Valente, una showgirl conosciuta per aver partecipato alla trasmissione della Pupa e il Secchione, è stata paparazzata ad Ischia dal fotografo Franco Trani. Asia Valente sulla nostra isola per momenti di relax e tranquillità non è passata inosservata. L'attento fotografo locale è riuscito ad immortalarla con alcuni scatti durante il soggiorno isolano, mentre è in compagnia di Amy Buono, altra showgirl del momento. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo, con cieli sereni.
Bene, questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito e buona serata.